Il posto in cui studiamo influenza tantissimo la nostra produttività e in questo video vi mostro la mia postazione studio minimale ma efficiente. Dopo vari mesi di tentativi falliti, finalmente sono riuscito ad avere una buona postazione studio. La sfida è abbastanza complessa, visto che non ho una stanza da adibire esclusivamente a studio. E fate conto che io nella mia stanza devo studiare, mangiare, dormire, guardare Netflix. E quindi ho cercato di trovare qualche trucchetto, qualche hack per riuscire a isolare la stanza in cui studio. Fate conto che io sono una persona che si distrae abbastanza facilmente. E a questo proposito ho deciso di separare nettamente la stanza in due zone. Nello specifico ho una zona studio dedicata esclusivamente alla produttività, quindi se sono in quella zona della stanza semplicemente sto studiando. E invece la parte restante di stanza è la mia zona relax, dove semplicemente faccio le altre attività che farei normalmente a casa. E ho posizionato la mia zona studio in modo tale da dare alle spalle la zona relax e avere davanti una parete bianca. E con questa disposizione, semplicemente dando le spalle a tutta la zona relax, quindi tutte le potenziali distrazioni, sono più produttivo, riesco a distrarmi di meno e in più mi sono creato una piccola zona isolata, completamente separata e distaccata dal tutto il resto, e io so che sedendomi in quella sedia, stando in quella zona, devo essere produttivo e mi devo concentrare. Allora, nello specifico, per la mia postazione studio, partiamo dal mobiletto. L'ho preso all'IKEA e secondo me l'estetica di questo mobile è fantastica, ma in più è anche molto funzionale. Infatti, al di sotto presenta un cassettone gigante e io personalmente ci tengo tutti i quaderni delle materie o comunque dei corsi che sto seguendo attualmente. E io mi trovo molto comodo perché semplicemente mi piace avere tutto quello che mi serve comodamente a portata di mano. Inoltre al cassetto si attacca questa sorta di vaschetta che praticamente mi aggiunge una sorta di ripiano in più ed è comoda perché lì dentro ci tengo magari oggetti che non uso spesso ma che mi servono e che sono utili. Sopra il cassettone c'è una sorta di mensola d'intramezzo e lì praticamente fisse ci tengo le mie agende, ma in più anche uno spazio utile per poggiare temporaneamente libri, quaderni o comunque oggetti che mi servono. Al di sopra ci tengo fisso il modem, ma in più anche un ottimo spazio di appoggio per posare cose temporaneamente. Ai lati di questo mobile ci sono tipo delle griglie e praticamente sono fatti apposta dall'IKEA in modo tale da metterci vari accessori come ad esempio delle mensole, dei ganci. E io ancora personalmente non ho comprato niente, l'unica cosa che ho e che mi è stata proprio data in dotazione quando ho comprato il mobile è un gancio, e questo tipo gancio è per poggiarci le cuffie. E sicuramente in futuro comprerò qualche altro accessorio per completare questa griglia. E adesso passiamo al pezzo forte, cioè la scrivania. Nel particolare questa scrivania è sempre dell'IKEA, l'estetica mi piace tantissimo e inoltre è anche abbinata al mobiletto, quindi ho tipo questo gioco tra bianco e legno chiaro. Onestamente vi devo dire che la scrivania rispetto magari a delle scrivanie standard non è gigante, nel senso che comunque ha delle dimensioni molto contenute, e questo semplicemente è una scelta mia, innanzitutto perché comunque la mia stanza è abbastanza piccola e quindi avevo bisogno comunque di recuperare più spazio e mi sembrava inutile avere una scrivania più grande, e in più anche ho deciso di avere una scrivania così piccola in modo tale da obbligarmi a tenerla in ordine, perché se avessi avuto tipo una scrivania gigante sarebbe stata piena di fogli, penne, matite, tutto un casino. Invece una scrivania piccola, c'entrano a malapena poche cose e quindi riesco a tenerla in ordine perché sono obbligato a sistemarla. Però veramente una cosa fantastica di questa scrivania, che comunque la rende molto più funzionale del previsto, è il fatto di possedere tre cassettoni. E questi cassetti sono sorprendentemente capienti. Fate conto che almeno io non riesco assolutamente a tenerli pieni, cioè nel senso, per quello che possiedo c'entra tutto tranquillamente e veramente potrei riempirli ancora di tante cose. E questi tre cassetti veramente hanno svoltato il tutto, perché nonostante comunque la scrivania sia di dimensioni contenute, riesco comunque ad avere tutto a portata di mano e anzi ancora meglio avere tutto organizzato e sistemato in questi cassetti. Tipo, non lo so, ho un cassetto dove tengo la calcolatrice, bene, al posto di tenerla appoggiata sul tavolo, appena mi serve devo fare un conto, la esco dal cassetto, faccio due conti e la riposo. Comunque tengo tutti oggetti che sono indispensabili e che uso giornalmente, però comunque non ho bisogno di poggiarli sulla scrivania, anche perché materialmente proprio non c'è lo spazio, però è ancora meglio perché appena mi servono esco il cassetto in 2 secondi, li utilizzo e poi li riposo. E onestamente mi trovo molto bene così,
e anche mi permette di essere più organizzato e più ordinato. Ad esempio in un altro cassetto ci tengo i post-it, materiale da cancelleria, invece nell'altro ci tengo il mio hard disk principale, il mio adattatore del Mac, gli occhiali, comunque cose che sono indispensabili e che uso giornalmente. E vi assicuro, col tempo mi sto rendendo conto di quanto abbia fatto una scelta giusta a comprare questa scrivania, perché comunque è piccolina, però grazie a questi cassetti riesco a conservare veramente tante cose. E in più anche il fatto di essere piccola di dimensioni mi permette di risparmiare spazio in tutta la stanza, perché comunque la mia stanza non è gigante e quindi risparmiare quel poco di spazio in più è molto utile. Invece passando alla base della scrivania, vi dico già da subito che grazie ai cassetti veramente non ci tengo niente di sopra e quindi mi è anche molto facile tenerla in ordine e pulita. Sulla base della scrivania infatti tengo una piantina finta dell'IKEA che onestamente è abbastanza inutile, però comunque mi piace avere un po' di verde, un qualcosa che vivacizza un po' l'ambiente, è anche un po' una scelta estetica. E in più tengo il mio portapenne tipo cesto di metallo che contiene tutte penne, matite, evidenziatori, righelli, gomme, pennarelli, cioè comunque tutto materiale che mi serve giornalmente per studiare e per prendere appunti. E adesso arriva il pezzo forte della scrivania, ossia il mio MacBook Pro. Semplicemente il mio portatile, l'ho comprato relativamente da poco e onestamente mi trovo molto bene, molto veloce, prestante e anche ottimo per studiare, lo schermo è anche molto grande e ho deciso semplicemente di scegliere un computer portatile rispetto a un computer fisso, intanto per le dimensioni, perché comunque tipo un computer fisso mi occuperebbe metà scrivania, poi ci sono cavi, cavetti, tastiera, mouse e quindi ho cercato di tenere tutto minimale come piace a me e quindi personalmente ho preferito scegliere un computer portatile. È in più anche comodo perché comunque magari studiando in giro in biblioteca o in altre parti, avere un computer che è appunto portatile, che posso portarmi ovunque, è molto comodo. E semplicemente il mio setup di studio prevede da una parte il Mac e dall'altra parte della scrivania i quaderni, i libri, comunque tutto quello che mi serve per scrivere, prendere appunti, fare esercizi. E onestamente con questo setup minimal mi trovo molto bene. Invece nel lato della scrivania ho attaccato la mia lampada dell'IKEA, che almeno nel mio caso è molto utile perché purtroppo per appunto questa suddivisione funzionale che ho della stanza praticamente do le spalle alla finestra e quindi in ogni caso, in ogni momento, anche la mattina è molto importante magari quando sto leggendo, quando sto scrivendo avere una luce che mi illumini per vedere bene. Però vi dico un piccolo vantaggio, che appunto è il fatto che affacciandomi al muro, quando ad esempio devo utilizzare la webcam, basta che posiziono la lampada verso il muro che a sua volta, essendo bianco, riflette la luce. E quindi quando ad esempio sono in diretta o magari io tipo su FaceTime eccetera sono illuminato perfettamente perché ho tipo la luce soffusa della lampada che mi illumina la faccia. Piccole stupidaggini. E in più sono riuscito a rendere smart tra virgolette la mia scrivania tramite una ciabatta che si collega direttamente ad Alexa. Alexa, accendi scrivania. E quindi ad esempio col wifi posso anche regolare la batteria, la carica del Mac o comunque ci sono anche delle porte USB che posso utilizzare per caricare il cellulare o vari altri dispositivi. E onestamente non è chissà che rivoluzione, però mi trovo molto comodo. Invece poi sulla parete, dal punto di vista di arredamento, ho un quadro che, non lo so, mi piaceva, comunque era carino tenere in quella posizione e comunque ci stava bene nella composizione generale della mia scrivania. Perpendicolarmente invece sull'altra parete ho attaccato il mio calendario e mi piace tantissimo perché intanto è molto grande e in più è minimal, nel senso non ci sono chissà che scritte, c'è solo il minimo necessario per renderlo un calendario. E mi è comodo perché magari sul calendario posso segnarmi al volo date, eventi importanti o magari non lo so quanti giorni mancano ad un esame e quindi avere tutto a portata di occhio, perché mi basta un attimo girare un attimo lo sguardo, mi è molto comodo. In generale la cosa che mi piace tanto di questa postazione è che in pochi minuti riesco a tenere tutto in ordine e sistemato e anche ho questa fissa che ogni volta che finisco di studiare mi piace pulire e spolverare la scrivania e mi piace molto avere un ambiente di studio pulito, ordinato, sistemato, perché almeno io in questo modo mi sento molto più produttivo. E questa è attualmente la mia postazione, poi sicuramente in futuro aggiungerò qualcosa, toglierò qualcos'altro e cercherò comunque di renderla sempre migliore e più funzionale alle mie esigenze. Detto questo, se avete riflessioni, consigli, vi invito a scriverli nei commenti, che a me fa molto piacere, e inoltre se siete interessati vi invito a trovarmi su Instagram. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.